Buonasera a tutti amici da vostro Different Player. È difficile fare questo video perché più che incazzato sono deluso. Come penso abbiate visto tutti, l'Italia non andrà al mondiale in Russia nel 2018 perché è stata eliminata dalla mediocre Svezia. Ora, se vogliamo fare una breve analisi della partita, è inutile dire e negare che l'Italia, nonostante abbia tirato almeno 30 volte in porta, però i tiri nello specchio sono stati la bellezza di uno, quello di Ciro Immobile che stava finendo lemme lemme in porta. Per il resto, durante tutta la partita, la manovra è stata molto farraginosa e senza idee, cioè la squadra ha giocato più col cuore che con schemi e soprattutto con la testa. E senza sapere perfettamente quello che fai, non è francamente quasi possibile andare ad un campionato del mondo, nonostante stessimo giocando con la mediocre Svezia, e ripeto, la mediocre Svezia, perché siamo stati eliminati da una formazione modesta. E diciamo, fa davvero male che ci siano voluti l'arrivo di Ventura e di questa squadra mediocre per essere eliminati dopo 60 anni. Cioè, vi rendete conto? 60. Sarei stato molto più contento di essere eliminato da uno squadrone tipo Germania, Spagna, Argentina, quelle squadre di quella portata che sono veramente forti e che sul serio non ti fanno vedere palla, non dalla Svezia. Con tutto il rispetto per gli svedesi che hanno fatto la loro onesta partita, però stiamo parlando della Svezia, ragazzi, la Svezia. Comunque, da un certo punto di vista, il lato positivo di questa cosa è che Ventura sicuramente verrà finalmente sostituito perché non è proprio adatto a stare in panchina della nazionale. Quello al massimo può stare sulla panchina del Torino o di qualche altra squadretta. Ma poi va rifondata l'intera squadra, è inutile prenderci il perché portiere e difesa, quindi l'intera retroguardia va rifondata ad esclusione di Darmian, che è l'unico che potrebbe restare. Il centrocampo idem, siamo veramente deboli, nessuno fa filtro, nessuno dà una palla intelligente, quindi anche il centrocampo va sostituito tutto. L'attacco potrebbe anche rimanere perché non è certo colpa degli attaccanti se non hanno avuto uno straccio di pallone giocabile. Però quello che ci tengo a dire è che l'Italia viene eliminata dal mondiale perché ha raccolto quello che meritava, cioè la sconfitta. Questo perché noi facciamo da anni una politica assolutamente sbagliata di non valorizzare mai i giovani della cantera, delle primavere italiane, puntiamo in continuazione sugli stranieri e questo è quello che alla fine raccogli, perché non si dà nessuna possibilità ai nostri ragazzi di crescere. Quindi, anche se dovesse nascere un grosso talento, per dire un nuovo Baggio o un nuovo Pirlo o un nuovo Del Piero, nessuno se ne accorgerebbe perché nessuno dà una possibilità a questi ragazzi di esprimersi. A meno che non si tratti proprio di un vero colpo di fortuna che si deve trovare lì qualche talent scout con l'occhio lungo e decidere di puntare su questi ragazzi che altrimenti non avrebbero nessuna possibilità. Che dire, sono, ripeto, molto molto deluso, ma molto deluso. Spero che questa disfatta, questa Caporetto sportiva permetta a tutti di fare un bagno di umiltà e di cercare di rifondare l'intero sistema, oltre all'intera squadra. E niente. Ditemi voi che cosa ne pensate, un saluto e un ringraziamento dal vostro Different Player,
Mi raccomando, mettete mi piace, condividete ed iscrivetevi al canale. Ciao ciao!